Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo tornati oggi su FIFA 16 con la carriera con la Fiorentina, quindi con la Viola, ragazzi. Allora, come vedete qui abbiamo il calendario e abbiamo, ragazzi, le due partite di oggi, che saranno il big match in campionato contro l'Inter, e poi, ragazzi, la seconda partita sarà un altro big match perché abbiamo la seconda partita della fase a gironi in Europa League e siamo contro il Konya Spor. Ok, quindi queste, ragazzi, saranno le due partite che andremo a vedere oggi in questo episodio. Prima di andare alle due partite vi voglio far vedere una cosa. Allora, ragazzi, sono andato in ufficio e mi è arrivata, ecco qui, Federazione Slovena. Vorremmo sapere se sei disposto praticamente ad allenare la nazionale. Io, ragazzi, per il momento declino l'offerta, prima di tutto perché non è un granché di nazionale, prendiamoci chiaro, con tutto il rispetto per la Slovenia. E inoltre, ragazzi, per ora voglio concentrarmi sulla Fiorentina, quindi voglio portare avanti la carriera con la Fiorentina. Ragazzi, se mi sono arrivate offerte da nazionali migliori, ci potrei fare un pensierino. Ok, ragazzi, andiamo ora a vedere come andrà la prima partita contro l'Inter nel big match del campionato. Ok, ragazzi, allora eccoci qui alla formazione. La formazione, ragazzi, è quella tipo. L'unica sostituzione che ho fatto è ho tolto Astori e ho messo Roncaglia, perché mi aveva mandato in un colloquio giocatore nel quale chiedeva appunto di giocare una partita e quindi ho voluto dargli questa opportunità. Ok, ragazzi, andiamo subito al big match contro l'Inter. Eccoci qui, ragazzi, vedete, sta anche piovendo, quindi oggi il campo sarà anche piovoso. Sono Borcavaliero che si fa superare. Allora, pallone ancora per l'Inter. Qua ferma tutto Pasquale. Cross dentro, deve uscire subito Tatarusanu. Attenzione qua, ancora Palacio. Palacio dentro. Kalinic ancora, prova il tiro dalla distanza. Handanovic. Borcavaliero, pallone dentro, il gol. Il gol, ragazzi, colpo di testa, c'è il gol. Facciamo esultare, mamma mia, mamma mia, mamma mia. 1-0 per noi. Così rivediamo il gol. Guardate qui, colpo di testa, grandissimo gol. Difesa dell'Inter posizionata malissimo. Qua sbaglia tutto quello versalico. L'Inter sta pressando. Cross dentro. Colpo di testa, attenzione. Mamma mia, ragazzi, Tatarusanu non si era mosso. Zarate, che se ne va. Ha visto lo scatto. Kalinic. Kalinic al tiro. Handanovic posizionato benissimo. Ancora 1-2. Borcavaliero al tiro. Ancora Handanovic. E allora ancora Borcavaliero. Di nuovo di testa ancora. Deve riparare il tiro. No, non ci credo. Pensavo fosse gol. Che salvataggio. Che salvataggio. Finisce qui, ragazzi, il primo tempo. Partita giocata benissimo. Kalinic, ottimo dribbling ancora di Kalinic. Pallone dentro. Ilicic, finta. Il tiro. Parandanovic. Dentro, pallone per Kalinic. Kalinic può provare. Prova. Nulla da fare, ragazzi. Volevo fare il pallonetto ad Handanovic, non mi è riuscito. Sono qua l'Inter che prova ad andarsene. Bravo Versalico. Guardate, ragazzi, Versalico come spinge e scazzotta. Grande Versalico. Mi piace subito per Versalico. Zarate vince un contrasto. Attenzione, palla lì a Borcavaliero, il gol. 2-0 per noi. 70esimo quasi. Raddoppia la Fiorentina. Gran gol di Borcavaliero. Grazie qua, ragazzi, molto fortunato, il pallo, il gol, un tiro. 2-0 per la Fiorentina. Adesso Ilicic che ha visto lo scatto. Teglio, Teglio, ancora lui. Teglio. No, ragazzi, non so perché ha sbagliato tutto. E qui c'è rigore, ragazzi. Calcio di rigore per noi. Era lampante, ragazzi, il fallo. Eppure espulsione per Telles. Qua, attenzione, rigore. Kalinic. Ragazzi, non so che cosa abbia fatto. Non volevo fare il tiro pallonetto, ma alto laterale. Ho sbagliato i tasti. Vabbè, per fortuna è che stavo vincendo. E finisce, ragazzi, la partita. 2-0 per noi. Ragazzi, l'Inter che nel secondo tempo non ha fatto neanche un tiro in porta. Ho avuto molti più problemi con Bologna e Carpi che non contro l'Inter, sinceramente. Ragazzi, andiamo alla prossima partita, che vi ricordo è la seconda gara di Europa League. Ok, ragazzi, allora ecco qui il girone di Europa League. Vedete, noi e il Konya Spor stiamo a 3 punti,
Quindi il Pacos Ferreira e Royal Musclon sono a 0. Quindi ragazzi è scontro al vertice. Ok ragazzi, allora questa è la formazione per la seconda partita di Europa League. Le uniche sostituzioni che ho fatto sono Roncaglia, che l'ho riproposto visto l'ottima partita con l'Inter. E poi ragazzi, come vedete, Alonso al posto di Zárate. E in avanti ho dato spazio a Babacar al posto di Kalinic. Ok ragazzi, andiamo a vedere come andrà questa seconda partita. Ok ragazzi, eccoci qui nella seconda partita dell'Euro League. Pallone dentro, ancora il tiro di Taylor rimpallato. Pallone ancora per Babacar anticipato. Proviamo il tiro dalla distanza. Pallone che rimane lì, non ci arriva Babacar. Qua ancora loro, attenzione ragazzi. Avanzano, è solo il gol. Incredibile ragazzi, 1-0 per il Konyaspor. È in vantaggio, buco centrale. È il vantaggio loro ragazzi. Dobbiamo recuperare. Partita che si è messa in salita, molto molto ostica. Pallone dentro, ora verso Babacar, al tiro il pareggio. È arrivato il pareggio. Dopo pochissimi minuti abbiamo pareggiato ragazzi. Partita rimessa in piedi. Ecco qua ragazzi, grande gol del Kuna. Guardate qua che tiro, 1-1. Non si molla un cazzo. Attenzione qui che hanno sbagliato tutto. Ci andiamo con Iličić. Iličić prova il tiro dalla distanza. È centrale. Attenzione qua al tiro, fuori di pochissimo ragazzi. Ok ragazzi, allora è finito il primo tempo, 1-1, partita ostica e molto difficile, non siamo riusciti a rimetterla in piedi. Vediamo come andrà questo secondo tempo. Pallone dentro, saltano due interventi, il tiro, Tata, Lusanu. Mamma mia ragazzi, sono pericolosissimi. Qua abbiamo rubato palla, attenzione che abbiamo rubato palla. Kone al tiro, ancora molto centrale, molto facile. Cross dentro, Babacar anticipato. C'è Porcavaliero, possiamo tirare. E il pallone viene deviato, ma va fuori, era porta libera. Allora Porcavaliero, pallone dentro, colpo di testa fuori. E finisce la partita ragazzi. Allora un secondo tempo ragazzi praticamente quasi privo di emozioni. Partita equilibratissima, quindi giusto l'1-1. Ok ragazzi, allora siamo giunti alla fine di questo episodio. Nel prossimo episodio ragazzi avremo la partita contro l'Atalanta in casa. E poi ragazzi abbiamo un altro big match contro il Napoli fuori casa. Quindi nel prossimo episodio vedremo Atalanta e Napoli. Ok ragazzi, vi invito subito a lasciare, mi raccomando, un bel like, commentate, quindi come vi dico sempre datemi consigli o fatemi sapere se vi piace la carriera con la Fiorentina. Ragazzi mi raccomando, supportatemi, lasciate un bel like soprattutto e commentate ragazzi, voglio il vostro supporto. Condividete il video ragazzi, se non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale. Sotto in descrizione come sempre trovate tutti i miei social network, Facebook, Twitter, Instagram, da oggi anche Telegram e Snapchat, sempre Giochi Next Gen o chiocciola Giochi Next Gen. Quindi ragazzi mi raccomando, trovate sotto anche il mio di PSN e Xbox Live se volete aggiungermi. Qui da Angelo 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao gamers.